Sarri, tre attaccanti di ruolo in campo tutti insieme praticamente. Attenzione, bel pallone in area, il tiro c'è, il miracolo in rete, autogol di Ballirano, il Pisa passa, autogol di Ballirano, 49 secondi alla fine del primo tempo con il vantaggio del Cus Pisa, con un autogol da parte di Ballirano, un bel pasticcio da parte del Prato, aveva calciato anche Umalini, il Pisa passa. Perché nel primo tempo la stessa cosa, subito il Prato pericoloso, vediamo ora con Abruzzese, bella palla per Pasquariello, gran tiro, sfortunatissimo il Prato, tap-in da due passi di Ballirano che colpisce il paro a Jacopone ormai strabattuto, vicinissimo al pareggio quindi il Prato che ha cominciato questo secondo tempo, sembrerebbe con un altro piglio rispetto alla seconda parte del primo tempo. Calamai di là, l'altro deviato rete, il Prato pareggia, anch'esso con un pizzico di fortuna, ma il Prato pareggia. Luca Di Lalla, il Prato ha pareggiato questa volta. Basarelli il taglio, ma sulla diagonale c'è Abruzzese, 3 contro 2, contropiede, la palla verso Pippo Quattrini, tiro rete del capitano, il capitano porta il Prato in vantaggio perché c'è solo un capitano, Super Pippo Quattrini. Il Prato ha messo il naso avanti e il capitano è un grande. È la terz'ultima d'andata, importantissima. Movimenti in area, Franco di Suola per Borzacchi, attenzione il pareggio da parte di Umalini. Il pareggio di Umalini che è arrivato in corsa, ha preso il rimorchio vincente, ha messo dentro il 2-2, 13 minuti e 17 giocati nella ripresa, torna la parità. Abruzzese non ha selva di gambe, trova Calamai. Calamai appoggia per Luca Di Lalla, si allunga il pallone, rete di Luca Di Lalla! Rete di Luchino! Gol di Di Lalla! E il Prato torna in vantaggio! Bolide pazzesco! La gioia dell'Extra Forum! Prato e time out in campo, tutti in campo dopo il minuto di sospensione, ha voluto subito mettere il portiere di movimento.